E allora, come promesso, eccoci con Advisory Update per approfondire un argomento che è attuale da diversi mesi, ma se ne parla forse poco. Tolgo forse, se ne parla poco. Eppure, insomma, è evidente che quello che sta per accadere a livello di Recovery Fund e a livello di, come dire, pilastri e paletti segnati dai vari organi più importanti europei a livello di rispetto dei livelli, insomma, climatici e dei livelli di inquinamento, insomma, i vari protocolli DCI stabiliti dai vari ordini europei e mondiali, insomma, siano sotto gli occhi di tutti. E allora noi ne parliamo con il nostro prossimo ospite, che è Matteo David di Candriam. E allora grazie per essere qui, Matteo, buon pomeriggio e benvenuto alle Fonti TV. Grazie, buon pomeriggio a voi. Cominciare da una domanda che è abbastanza forse banale, ma da qualche parte diciamo dobbiamo pure iniziare. In questi giorni, queste settimane si parla di una ripresa economica molto, molto debole, che probabilmente c'è, ma siamo arrivati a un momento di ovviamente rottura e quindi di recessione a livello globale. E allora la domanda che ci si pone, e è anche un argomento che è stato affrontato sia da Ursula von der Leyen, ma anche da Christine Lagarde, nei loro recenti interventi, hanno parlato di sostenibilità, insomma, di questo tema e di come forse possa essere un'opportunità il fatto che siamo in recessione, il fatto che la ripresa economica è ancora molto incerta. E allora, se c'è da fare un passo importante, forse questo è il momento migliore. Quindi mettere assieme la ripresa con la sostenibilità, con una ripresa verde, può essere il momento giusto? È una domanda. L'altra domanda è se siamo veramente pronti, se siamo pronti a livello di Europa, a livello italiano, insomma, a livello globale. Io partirei da queste due strade, ecco. Poi probabilmente queste due strade andranno a unirsi in una strada sola. Matteo. Sì, grazie. Sono tanti, tanti temi. Qualcuno ha chiamato la decade che si sta aprendo, che si è aperta col 2020, la decade dell'azione. È un po' l'ultima decade, se guardiamo la scadenza che hanno indicato le Nazioni Unite con l'agenda 2030 per appunto raggiungere quei famosi obiettivi che sono stati ben individuati e che ormai sono abbastanza ben noti ai più. Quindi sì, non è troppo tardi ancora, c'è la possibilità di farcela, però bisogna farlo subito. Quindi è molto importante quello che sta facendo l'Unione Europea in modo coordinato, in modo coerente, perché tutti stanno indicando la stessa strada e la stessa emergenza nel portare a compimento alcuni passaggi importanti per appunto spostare i sistemi verso il raggiungimento di questi obiettivi. Non sono cose che si fanno dall'oggi al domani, parliamo di trasformare i nostri modelli produttivi, di trasformare i nostri modelli di consumo, stiamo parlando di operare una transizione energetica, di rallentare se non bloccare nelle ipotesi più ottimiste l'andamento del clima che con le proiezioni che vediamo, ovviamente non è buono, quindi tutti questi argomenti vanno assolutamente scelti nella programmazione economica e di sviluppo a medio termine, ed è quello che sta cercando di fare, direi, con autorevolezza l'Unione Europea, creando un quadro all'interno del quale i paesi devono declinare il proprio piano d'azione, avendo come priorità assoluta quella della ripresa economica, però ripresa economica che sia sostenibile. Quindi le due strade si devono raggiungere il prima possibile per una crescita che sicuramente sarà molto vigorosa, perché dovrebbe consentire al ciclo economico di ripartire su delle basi nuove che permettono di proiettarsi veramente nel lungo termine. Queste basi nuove un po' le raccontiamo anche noi durante le nostre dirette finanziarie, anche se non in maniera diretta. Che cosa sto dicendo? Cioè,
il fatto che il prezzo del rame stia crescendo, oggi insomma diciamo, sta subendo una correzione, ma il prezzo del rame stia salendo e che lo stia facendo con una velocità anche superiore rispetto agli altri metalli preziosi, il rame in realtà è un metallo industriale, questo dovuto anche al fatto che il rame è molto richiesto per le strutture che sostengono il green, l'eolico ad esempio, insomma in generale l'energia sostenibile, l'energia green ha forte richiesta di rame che viene utilizzato anche per le auto elettriche, quindi insomma ed è un altro argomento che noi affrontiamo spesso, quindi queste sono le prime, possono essere considerati i primi movimenti verso appunto una ripresa ovviamente all'insegna del green, ma ovviamente non possiamo concentrarci solamente insomma, sulle auto elettriche, cioè in Germania c'è una forte campagna, ad esempio, per non parlare degli Stati Uniti, basti pensare a Tesla. Però, insomma, ovviamente non c'è solamente il mercato automobilistico che può dare sostegno al green. Quindi, se proviamo ad andare un po' più nello specifico, poi affrontiamo anche la questione Recovery Fund, o forse le due cose sono legate, perché comunque il Recovery Fund prevede un impiego massiccio di una direzione politica appunto verso il green. Però al di là di quello che può fare l'industria, prima abbiamo citato il rame e l'automobile, quindi l'industria in generale, che cosa può fare Matteo David, che peraltro non l'ho detto, ma è Head of Italian Branch di Candriam, che cosa può fare l'industria, ma che cosa può fare anche la finanza per quanto riguarda l'economia green e che cosa possiamo aspettarci possa succedere con il Recovery Fund? Mi rendo conto, Matteo, ho messo un sacco di altri argomenti sul piatto, ma insomma, ovviamente a te la scelta sull'ordine con cui affrontare questi temi. No, sono tutti temi legati gli uni agli altri e che fanno parte di uno stesso tema, quindi va benissimo. La finanza, se ci riportiamo 10-12 anni fa, ha una bella occasione adesso per riprendersi diciamo il suo ruolo virtuoso all'interno del modo in cui funziona l'economia in generale, l'economia globale, e quindi è un'occasione assolutamente da non disperdere e da utilizzare per ristabilire un credito e un'alleanza con diciamo, i piani di sviluppo che non può mancare. Quindi la finanza sì, deve e può fare tanto per accompagnare lo sviluppo sostenibile. Gli asset manager che hanno questo ruolo di drenare risorse finanziarie che provengono dal mondo istituzionale, ma anche dal mondo privato, quindi i risparmi delle persone fisiche, possono essere indirizzati verso delle società che sono virtuose, degli stati anche, quando parliamo di emissione obbligazionaria, per esempio, che rispondono a una serie di criteri che sono riconosciuti come criteri compatibili con uno sviluppo sostenibile e che si interessa di ambiente, ma anche di benessere sociale, direi a livello complessivo. Quindi la responsabilità degli asset manager in questo senso è grande, perché devono fare il loro mestiere in una certa maniera, con molta responsabilità, molta convinzione, anche come recita tra l'altro il nostro nome, Candriam è un acronimo che poggia proprio su questi due valori, ma deve anche sensibilizzare, la responsabilità è anche quella di formare e educare in qualche modo chi deve prendere delle decisioni di allocazione delle proprie risorse, e si siano investitori istituzionali, ripeto, oppure privati, per aumentare, diciamo, l'afflusso di queste risorse che vanno poi a beneficiare a quelle che oggi sono le imprese virtuose, ma domani saranno sicuramente molto più numerose, perché non è più soltanto un discorso lasciato alla buona volontà o alla visione di un capo azienda, però è qualcosa di cui si sta occupando anche, l'abbiamo detto prima, l'Unione Europea, quindi si sta creando un quadro regolamentare in Europa, ma seguiranno senz'altro anche altre regioni del mondo, all'interno del quale il sistema economico dovrà muoversi. Quindi diventerà ben presto qualcosa di imprescindibile. Quindi è importantissimo che la finanza in questo contesto trovi il suo ruolo, e lo sta cominciando già a fare.
Tanto per chi non lo sapesse, Candriano sta per Conviction and Responsibility in Asset Management, dato che insomma Matteo ha accennato appunto a quello che di fatto è una sigla Candriam, che è appunto la compagnia, la società che Matteo David rappresenta. Più nello specifico dal Recovery Fund, secondo te che cosa dobbiamo aspettarci? Sarà veramente una svolta quando veramente insomma queste risorse saranno a disposizione dei paesi? Svolta che non sarà ovviamente immediata, non è che dall'oggi al domani ci ritroveremo con una società diversa, però insomma verranno messe per davvero quantomeno il primo mattone, le basi per avviare quella che poi dovrebbe e deve essere una svolta, se vogliamo rimanere all'interno dei protocolli appunto di cui hai anche parlato nella tua precedente riflessione. Esatto, anche in questo caso parlerei di un'opportunità quasi storica per l'Italia. Molto spesso abbiamo visto negli anni scorsi diverse voci alzarsi in Italia per sottolineare il fatto che l'agenda politica prospettica italiana non contenesse abbastanza sostenibilità al suo interno. Ecco che adesso stanno arrivando delle risorse che non avevamo pensato di poter avere, risorse che dovranno essere utilizzate in un contesto ben preciso di rilancio dell'economia, ma con degli indirizzi specifici: educazione, formazione, sanità, infrastrutture, transizione energetica e altre che sono di pari importanza. Quindi l'Italia ha di fronte all'Unione Europea, ma di fronte a se stessa, una opportunità enorme di poter guadagnare un credito grande con la produzione di un piano di sviluppo a medio termine che sia forte, che sia deciso, e poi ovviamente nell'implementazione, perché la prova del 9 si ottiene ovviamente davanti alle azioni che vengono messe in campo. Quindi una pianificazione e un'azione che sia all'altezza dell'opportunità che l'Italia si ritrova avendo ottenuto dall'Unione Europea questo ammontare di risorse molto importante che prima i criteri di Maastricht impedivano alle leggi di bilancio di poter neanche sognarsi. E a questo proposito, peraltro, ricordiamo anche alcune, insomma, abbiamo parlato di green, abbiamo parlato di rame, abbiamo parlato di eolico, di solare, un altro elemento insomma che dovrebbe portare alla cosiddetta decarbonizzazione può essere l'investimento nell'idrogeno, che viene considerato insomma uno strumento insomma importante per questo passaggio interessante. La sensazione è che comunque ci sia ancora poca conoscenza attorno alle potenzialità e anche quali sono appunto gli strumenti attraverso cui può avvenire questa ripresa green. Quindi da questo punto di vista, e torno da te Matteo, è importante anche una sorta di educazione, insomma si parla di educazione finanziaria, e l'educazione finanziaria green ce la vogliamo mettere? Direi di sì. Sì, ma ne mettiamo anche di più se vogliamo, perché la componente ambientale è ovviamente molto importante, quella che forse per prima è riuscita a catturare l'opinione pubblica e a far capire l'emergenza che c'era di agire in un certo senso per avere appunto uno sviluppo che sia più attento alle conseguenze sul clima, però c'è anche la componente sociale, quindi avere un mondo che sia più inclusivo, più equo, questo è importante, che non lasci nessuno da parte e consenta a tutti di poter eventualmente raggiungere i propri obiettivi e le proprie ambizioni. Quindi l'educazione è fondamentale, perché chi non conosce ovviamente non può decidere nel modo appropriato. Nel nostro ambito dell'asset management e quindi della distribuzione di servizi finanziari abbiamo messo a punto un po' più di 2 anni fa ormai in Italia, poi in tanti altri paesi europei, perfino negli Stati Uniti, dove abbiamo il nostro azionista New York Life, che tra l'altro è una cosa degna di nota, perché sappiamo che in questo campo l'Unione Europea fa figura di pioniere. Gli Stati Uniti sono un pochino indietro per quanto riguarda
la sensibilità, no? In generale verso queste tematiche, però stanno recuperando in fretta. Quindi dicevo, fare un'educazione concreta e puntuale perché le scelte vengano fatte in modo adeguato. Quindi abbiamo lanciato la Candriam Academy, un po' più di 2 anni fa, dicevo, in Italia. Oggi abbiamo più di 1.000 membri, soltanto provenienti dall'Italia, che partecipano a questa piattaforma, sulla quale si trovano dei moduli di formazione totalmente gratuiti, accessibili sia alle persone private che agli investitori professionali, dove si può trovare informazione e formazione in merito alla sostenibilità. Quando si arriva, come adesso, ad un eccesso di informazioni in merito ad un tema in particolare, la presa di decisione diventa più difficile, bisogna saper discriminare tra tutto quello che il mercato offre come informazioni. Quindi la Candriam Academy si propone proprio di offrire un supporto alla conoscenza e alla presa di decisione a tutti quelli che hanno voglia di integrare queste componenti di sostenibilità all'interno delle proprie scelte di investimento. Altri argomenti, altre notizie, altri insomma concetti che sono importanti ricordare, insomma, l'industria solare, chiedo scusa, l'industria del solare è ad esempio dominata da aziende cinesi sostanzialmente, poi insomma l'energia eolica, c'è tra i principali produttori ce n'è uno che è americano, ma i maggiori player a livello mondiale sono danesi e un gruppo tedesco-spagnolo che poi è riconducibile alla Siemens, insomma, queste sono insomma notizie importanti che riguardano appunto il processo della decarbonizzazione che può avvenire e che potrà avvenire attraverso il Recovery Fund e attraverso appunto se quell'invito chiesto insomma da Ursula von der Leyen, da Christine Lagarde e dai massimi organi mondiali all'insegna appunto del green. I veicoli elettrici, abbiamo citato Tesla, possiamo citare Volkswagen che insomma punta a superare Tesla nel 2025, ma anche l'alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi o la cinese Geely, insomma, sono pronti a raggiungere Tesla nel 2025. Fiat Chrysler con Peugeot, vediamo, insomma, l'augurio è che possa avere un ruolo importante. E poi, insomma, i leader che riguardano poi le batterie che saranno fondamentali per l'elettrico, ricordiamo le società importanti sia in Sud Corea, sia in Giappone e anche appunto in Cina. L'idrogeno, che citavo poco fa, invece è uno strumento, insomma, è una fonte di energia alternativa su cui l'Europa, ma anche il Giappone sono forti, insomma, sono piuttosto forti. Abbiamo citato un po' di diciamo, appunto, vie di energia alternativa da cui si può far avviare questa ripresa green. Parliamo anche di milioni di dollari, nel senso che ci sono ricerche che dimostrano come investimenti in energia pulita creano 3 posti di lavoro per ogni posto perso nel settore dei combustibili fossili. Peraltro, quindi torniamo a una sostenibilità, diciamo, di quelle che ha contraddistinto, insomma, l'industria, in questi ultimi decenni, se non di più, è che ogni milione di dollari che passa dal fossile all'energia verde vengono creati in media 5 posti di lavoro. Sono quindi in realtà le basi, le condizioni, qui torno da Mattia, ci sono già, insomma. È anche vero che bisogna a fronteggiare un mercato che fino a oggi era soprattutto in mano alle compagnie, per dire, petrolifere, compagnie di energie, dell'energia vecchio stampo, non so se è l'espressione giusta da usare. Detto questo, non è che l'energia green, e qui torno da te Mattia, non è che se si dà il via all'energia green si smette di usare il petrolio viene utilizzato per molti altri strumenti, anzi paradossalmente per fare energia pulita serve il petrolio per creare le auto, per creare i cellulari, per creare gli impianti eolici. Quindi non so se esagero dicendo che la tavola sia già apparecchiata. Ci sono delle buone basi sicuramente, ma questo grazie ad alcuni dati empirici, ne hai citato uno adesso, ce ne sono tanti altri che convincono finalmente che questo passaggio, oltre ad essere necessario, è anche un passaggio che potrebbe essere un'opportunità anche in termini di sviluppo, quindi non solo sostenibile, ma economico, diciamo tradizionale, no? Nel senso capitalistico, se vogliamo, del termine. Sì. È chiaro che quando c'è un cambiamento così importante da fronteggiare ci sono delle resistenze, questo è
è risaputo, fa parte della natura umana, è già stato visto nelle rivoluzioni industriali precedenti. Se vogliamo paragonare questa sfida che ci aspetta ad un'altra rivoluzione di tipo non industriale, ma di ampia portata comunque, e quindi è per quello che ci vuole la lungimiranza dei leader. Ci vuole una visione, ci vuole anche un coordinamento per dare anche una velocità, no? Di passaggio di da questi vecchi modelli che conosciamo a dei modelli nuovi, e ci vuole educazione, è quello che abbiamo detto poco prima. E quindi nel campo delle energie, sicuramente il campo di applicazione più immediato, sul quale sono già stati fatti dei passi avanti importanti. Però la strada è ancora lunga e ci sono ancora tanti ostacoli, quindi serve veramente diciamo, la partecipazione di tutti, la responsabilità di tutti, perché il mondo in cui siamo è uno solo e quindi non possiamo permetterci di perderci, siamo in discussioni che fanno perdere tempo e ci allontanano dall'obiettivo che dobbiamo tutti raggiungere. Il mondo è uno solo, non è male come espressione, dato che è assolutamente sacrosanto, ma evidentemente insomma in tanti a volte se ne dimenticano. Ma insomma, al di là delle dietrologie, questo è insomma l'approfondimento che abbiamo voluto fare con Candram sulle tematiche ESG, che saranno peraltro al centro di una tavola rotonda durante la TV Week tra il 26 e il 28 ottobre, dedicata a assicurazione e a risparmio. Beh, insomma, una tavola rotonda sarà proprio mirata ad approfondire i temi degli investimenti ESG con i principali asset manager specializzati in queste tematiche. Ovviamente l'augurio nostro è che possano che Candrian possa essere presente al dibattito, magari proprio con Matteo David, che ringrazio per il tempo che ci ha dedicato, per le sue analisi e per aver accettato il nostro invito. Buon lavoro Matteo, e ci sentiamo presto. Altrettanto, grazie per l'invito. Allora, anzi, rimanete in nostra compagnia, perché tra poco torniamo a parlare di mercati, dato che comunque ci avviamo verso la chiusura del vecchio continente. Lo faremo con Pietro Origlia di Trend Online, quindi restiamo in famiglia sostanzialmente. E allora, un piccolo break di pubblicità, ma voi rimanete qui con le fonti TV.